I Salernitani e Nicola Monterisi, un rapporto che va al di là dei 30 anni durante i quali il Monsignore, di origini pugliesi, per la precisione di Barletta, fu arcivescovo in un periodo storico particolarmente difficile e travagliato, dal 1929 fino ai primi anni della ricostruzione post bellica. Proseguendo il programma di iniziative avviate lo scorso anno, in occasione dei 50 anni dall'intitolazione, la scuola media Monterisi, ex Passena di Salerno, ha ospitato il nipote cardinale, l'arciprete emerito di San Paolo fuori le mura a Roma, Francesco, membro delle congregazioni vaticane per i vescovi e santi e della Pontificia Commissione per l'America Latina. Dopo una serie di lavori effettuati dagli studenti tra giugno e dicembre, l'istituto diretto dalla professoressa Carrozzo ha dedicato a Monterisi anche una mostra e il Museo dello Sbarco invece un momento di approfondimento a 70 anni dalla scomparsa di una figura importante per la Chiesa e per la società salernitana. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, come ricordato anche nell'incontro svoltosi nei locali della scuola alla presenza del sindaco di Salerno De Luca, Monterisi non abbandonò la città, restando al fianco dei suoi fedeli sofferenti. Con l'insediamento del governo italiano in città, poi si oppose alla concessione del seminario regionale agli alleati, intrecciando una corrispondenza decisa con il maresciallo Badoglio, che lo accusò anche di scarsa italianità. Tesi respinti al mittente con fermezza da Monterisi, che invece rivendicò l'impegno e la sua scelta di restare a Salerno. Le iniziative promosse dalla scuola salernitana proseguiranno a maggio. Il 24 ci sarà una serata d'onore con uno spettacolo musicale e la presentazione di un libro sui 50 anni di storia dell'istituto, che conta attualmente 27 classi ed oltre 300 studenti.